Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto. E rieccoci per rispondere un'altra vostra domanda. E siamo in macchina, stiamo andando a fare un po' di shopping, Forse. forse con... Beh, adesso è scesa la temperatura, ma prima ce n'erano 39. Comunque, oggi non abbiamo una domanda a cui rispondere, ma abbiamo un'affermazione di Danilo che ci dice che lui non va molto d'accordo con le moto, però ci segue perché siamo una bellissima coppia e ci fai dei suoi complimenti. Quindi ringraziamo Danilo per il suo prezioso intervento. Qui bisognerebbe capire poi se non va d'accordo con le moto perché non gli piacciono o se non va d'accordo con le moto perché vorrebbe guidarle ma non è ancora capace bene. E secondo me Non gli non gli piacciono. piacciono, cioè magari non gli piacciono, non pericolose, eccetera. E niente, quindi grazie per... Guarda, filmando da qua, poi cacchio, il peso di 200 grammi di Sì, esatto, telefono perché mi ha sta iniziato a. spaccando, guarda, c'ho anche lì tutta davanti adesso perché non sto più sentendo la mano. 200 grammi di telefono. E quindi grazie Danilo, ci fa molto piacere. Un bacio, ciao a tutti. Next morning. Ma Luna, che domanda abbiamo scelto in questo momento? Comunque traballa un po' il telefono, te lo No, è la tua dico. mano che traballa. Ascolta, non è che è molto comodo. Ok, meglio. Allora, rispondiamo un'altra delle vostre domande. E questa volta abbiamo una domanda di Gabriele. Sembriamo, non so, tipo Posso quelli... fare una premessa? In realtà a questa domanda abbiamo già risposto mentre eravamo al porto ad aspettare che la nave partisse. Però, per una volta ho fatto una cazzata, involontariamente ho cancellato delle cose dal telefono tramite il PC. Io ho cliccato no, ma si sono cancellate lo stesso. E quindi abbiamo perso la risposta e abbiamo perso anche delle foto. Cioè, sono rimasto triste tipo per 3 giorni, però vabbè, ormai è successo, non si può più tornare indietro. Vabbè. Comunque, qual è la domanda? Allora, la domanda è cosa ci aspettiamo dal futuro? E in quel momento là avevamo detto che la nave arrivi presto, Era in ritardo. in ritardo. In questo momento cosa ci aspettiamo dal futuro? Comunque, colpo di scena, è arrivata in ritardo, è partita 45 minuti in ritardo. E poi è arrivata a Genova praticamente all'ora in cui sarebbe dovuta ripartire. Cioè, tipo, siamo arrivati a Genova alle 9:30, in realtà alle 9:30 sarebbe stato l'orario in cui sarebbe dovuta ripartire, avendo già scaricato noi, avendo caricato quelli che c'erano lì ad aspettarla, e invece probabilmente loro sono partiti con un po' più di 45 minuti di ritardo. Niente, su Comunque non questo era rilevante. volevo raccontarlo lo stesso. Ah, ok. Comunque cosa ci aspettiamo? Difficile questa domanda, cioè dipende in che ambito. Beh, innanzitutto direi di stare bene di salute, che già non Certo. è poco. E questo diciamo che è la cosa più importante che ci aspettiamo dal futuro. E poi Luna è incinta. Quindi Non è vero. dal futuro ci aspettiamo almeno 6 figli. No, no, Sette? no, no, non sono incinta e forse tra qualche anno. Uno. Adesso non diamo i numeri, però non in questo momento non è nelle nostre esigenze, non so, ecco. No, comunque rispondendo seriamente, ci aspettiamo. Boh, non lo so in realtà. Stiamo prendendo la vita un po' giorno per giorno. Cioè, da quando mi è successa quella cosa, sto pensando meno al futuro, sto pensando più
ai giorni che passano, mi sto godendo di più quello che succede senza programmare troppo quello che succederà dopo. Almeno questo è quello che mi sento di dire io, non so tu. Beh, hai iniziato a vivere un po' come me, io non ho mai programmato niente. Forse, vita. Forse sì, forse mi sono un attimo colombizzato. Guarda che si vive meglio. Sì. Tranne quando sì. devi programmare le vacanze, allora devi programmarle bene. Però per il resto... Tipo quest'anno sono stato molte più ore in acqua, mi sono... Non abbiamo fatto programmi, ci svegliavamo, andavamo al mare, molto relax, easy. È un po' cambiata la vita negli ultimi anno e mezzo, due anni. Vedi, più easy. Più easy. Già troppo stress al lavoro, quello vero, esatto. Diciamo. Ecco, dal futuro lavorativo mi aspetto meno stress, grazie. Meno stress perché troppo. Bene. Andiamo a mangiare, che sono le 3 del pomeriggio e sì. Non abbiamo ancora pranzato. Andiamo.